Attenzione, stiamo rientrando. A terra libero. Bentornato, signore. Grazie. Mia moglie a che ora arriva? 18:45. Svegliami se finisce la civiltà. Ora mi stai ad ascoltare, guardami. Mi dispiace di non essere venuto al tuo talent show. Ci tenevo, mi dispiace. A me no. Beh, peccato, però forse questi ti piaceranno. Sono passi per la Casa Bianca. Tuo padre ha un colloquio di lavoro per i servizi segreti. È da paura, John. Continuiamo con John? Sì. Ok. John Cale, perché vuole entrare nei servizi segreti? Non credo ci sia un lavoro più importante che proteggere il presidente. Lei ha avuto 3 assegnazioni in Afghanistan. Ha ricevuto una Silver Star per aver estratto un caporale da un Humvee in fiamme. Sì, signora. Perché? Ero un po' in pensiero che lì dentro avesse troppo caldo. Non deve guardare l'agente Todd. Vediamo le valutazioni dei suoi superiori. Il sergente Cale dimostra scarso rispetto per l'autorità. Il sergente Cale ha un notevole potenziale, ma sembra determinato a non svilupparlo. Se l'agente speciale Todd continua a sghignazzare, va a finire che inizio a guardarlo. Ti hanno detto il posto? Sì, credo di essere in lizza. Beh, sai com'è, ne parleranno tra di loro e... Che succede? Mia figlia è di sotto. Dove sei? Alfa 1, avete un obiettivo? Roger, teniamo il presidente nella biblioteca. È questa la biblioteca. Non entrare, stai... Ma che stupido. Dov'è il signor presidente? Su, su, su! Pratica il climbing? Ce l'arrampichiamo? Se non ha un'idea migliore, sì. Permette, John Cale. James Sawyer. Parla John Cale. Sono col presidente nella Casa Bianca. Hanno l'edificio e anche degli ostaggi, compresa mia figlia. Non arriveranno aiuti. Devi subito andare via da lì. La mia bambina conta su di me adesso e non ho intenzione di abbandonarla. È il presidente. Può connettermi a qualsiasi struttura di comando ci sia ancora rimasta. Attenda, la sua chiamata è importante per noi. Pensiamo che l'esplosione in Campidoglio sia stata un diversivo. Deve esserci un piano più ampio. Chi può esserci dietro? C'è solo un modo per scoprirlo. Le chiavi! Si muova! Perché cavolo si mette dietro? Scusa, l'abitudine! Lo so che lei è per la pace, ma piazzi fuori quell'affare e al lavoro! Vedrai! Doc! Può evitare di darmi il razzo in testa mentre cerco di guidare? Sì, cominciamo a ragionare! Giù le mani dalle mie, Jordan! Andiamo, 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 andiamo! Fermo! Spari! No, non spari!